chiamato Ion se ne aiuto. Ah, meno nove. E ma leve mie zesti quattro sceme politici. Ma caischia, ma vescono bello purpa. Ma faccio un'insalata e marangoppa a spiaggia. Che pallare, pavo. Meno nove. Capisci una volta per tutte, qua se vogliamo stare al potere dobbiamo fare l'inciuccio con Berlusconi. No, l'inciuccio no, mai, ci vuole coerenza. Oh, con la coerenza non si governa, dai retta, ci vuole l'inciuccio. No, coerenza. Inciuccio. Coerenza. Inciuccio. Come cambiano i destini a seconda delle proprie scelte. Sliding Doors. Sì, tranquillo Silvio, per i processi è tutto sistemato. Possiamo governare tranquillamente per un altro paio di legislature. Scusami, ti devo lasciare, c'ho la Merkel sotto. Ma non in quel senso. Hai ancora il graffio, vecchio filibustiere. Come cambiano i destini a seconda delle proprie scelte. Sliding Doors. Vi ricordate di me? Io sono quello che ha resistito. Io l'inciuccio non l'ho fatto. No, potevo, ma non l'ho fatto. Capito? L'inciuccio non l'ho fatto, io. Sì, come no. Tenga, buon uomo. Grazie, mi prendo una birretta. Perché io bevo solo birra. Perché sono coerente, io. Ma chissà che faranno questi 10 saggi. Fammi andare a vedere, va. Secondo me stanno lavorando a qualche riforma. A che cosa state lavorando di bello? Mi dica, Mario. Dottore, mi sento pervaso da entusiasmo e ottimismo. Eppure, fino a 2 settimane fa... ero triste, gobbo, depresso, umiliato. Ora gioisco, guardi... Le hanno fatto bene i farmaci che le ho dato. No, sa, ero depresso perché dopo una vita nell'ombra, un giorno di novembre, mi hanno messo al governo. Sono diventato famoso in tutto il continente e per far piacere all'Europa e alle banche ho fatto leggi impopolari. Infatti io un po' la schifavo. Lo so, anche il popolo mi schifava. Pensi che non mi ha votato nessuno? E poi che è successo? Ma per puro miracolo ora sono ancora al governo. Non so per quanto. E... E mo col piffero che ci ricasco a fare leggi impopolari. Capisce, ho l'occasione di essere famoso e passare alla storia come un grande riformatore. E quindi? E quindi faccio passare tutto a nome mio. Ecco la lista. Decreto salva imprese, leggi sui gay, voglio togliere l'IMU, abbassare l'IVA, aumentare le pensioni, rimettere l'articolo 18. Una legge sui fondi pubblici agli psicanalisti? Sì, certo! Basta che lei poi parli bene di me. Se avete delle richieste da casa, mandatemele sulla pagina Facebook degli sgommati o su Twitter. Vi accontento. Basta che parlate bene di me. Forse ho trovato la soluzione per far lavorare sti 10 saggi. 10 saggi, ci siete? Questa è la vostra casa. La prova che dovrete superare oggi è la riforma della Costituzione. Chi non riuscirà a superarla verrà messo in nomination. Se avete qualcosa da dire potete andare in confessionale. La prova può cominciare! Ma guarda che già fa prima di andare in pensione. Conosco una coppia che aveva deciso di divorziare ed è andata in terapia dopo averlo deciso. Probabilmente però non era quello che volevano davvero, perché sono rimasti insieme. I veri diamanti della Lega sono i militanti, avevamo detto. Promessa mantenuta, eccoli qua i diamanti. Mi dica, Umberto. Il mio tesoro! Ladri, ce l'hanno tolto! Ci hanno rubato il nostro tesoro! Milano ladrona! No, Maroni è buono! È nostro amico! Ma sì,
Ora la Lega è in mano agli Hobbit. E gli Hobbit sono meschini, traditori, terrori. No, vattene via, bossi. Dobbiamo riprenderci il tesoro. Dobbiamo riprendercelo. È nostro. Nostra. Mi sa che ci dobbiamo rivedere. Tutto è ancora rimediabile. Nessuna spaccatura. Non abbiamo fatto la Lega per romperla. Bassi, cosa ti prende? Non hai più fegato. Non ce l'hai più duro. No, non è vero. No, mai. I Bossi odia quei nauseanti hobbit di Maroni e Tosi. Bossi li vuole vedere morti, e li vedremo. A questo ci vuole uno bravo. Occupiamo il Parlamento finché Grillo non è contento. Occupiamo il Parlamento finché Grillo non è contento. Forte l'occupazione del Parlamento, ricorda i tempi del liceo, solo che al liceo c'era più figa. Tu non hai un passato di sinistra, vero? Prima di entrare nel movimento ero in Forza Italia, perché? Così. Dove sono tutti gli altri? Sono sparsi nei corridoi del Parlamento, capo. Siamo tutti qui. Ma è perché seguono gli ordini alla lettera? Credo di sì. Aspetta. E perché eseguite gli ordini alla lettera? No, perché se dormiamo qui risparmiamo i soldi dell'albergo. Bene! Dobbiamo continuare a tenerli a pane e acqua. Mi sembra il sistema migliore. Occupiamo il Parlamento finché Grillo non è contento. Occupiamo il Parlamento finché Grillo non è contento. Allora, agente segreto 00 Legge, complimenti. Sei riuscito a infiltrarti nelle linee nemiche dei comunisti. Stai quasi per far esplodere quei rossi bolscevichi del PD. Ma ti prego di non esagerare. Ci potrebbero scoprire. Su di te ci sono dei sospetti. Onestamente, difendere Galliani dai fiorentini è stato troppo. Scusa Silvio, è stato un gesto istintivo. È uno dei nostri. Primo, Galliani con i soldi che mi ha fatto spendere al Milan, due legnate se le merita. Secondo, la gente mormora. L'idea di andare dalla De Filippi già era stata un azzardo. Però è stato ganzo, Mediaset forever. Oh, Matteo, i patti sono chiari però. Distrutto il PD, ti levi dai Maroni. Oh, stanne certo, Silvio. Stanne certo. Te lo giuro sulla testa di Bersani. Eccoci qua, buonasera, una... giornata che è stata contraddistinta dalla notizia che è arrivata praticamente alle 6 del pomeriggio. L'incontro era in pieno svolgimento e si è concluso di lì a poco tra Bersani e Berlusconi. L'incontro che era tanto atteso e che si sapeva sarebbe stato appunto nella giornata di oggi o forse domani. È stato oggi e, diciamolo subito, è stato un incontro che non ha sortito un clamoroso risultato. Un buon incontro, ma siamo solo all'inizio, ha detto subito dopo Enrico Letta, uno dei quattro partecipanti a questo vertice. Insieme a Berlusconi e Bersani c'erano anche Alfano e appunto Enrico Letta, i due vice, il segretario del PDL e il vice segretario del PD. Di cosa si è parlato? Allora, secondo le fonti ufficiali si è detto che si è parlato soltanto del metodo per scegliere il Presidente della Repubblica. Il PD avrebbe detto, i massimi rappresentanti del PD, che il partito vorrebbe una scelta la più ampia possibile, di unità nazionale, e sono un po' anche le parole che poi sono state scelte da Alfano. Un metodo, ma nessuna rosa, nessun nome ufficialmente è uscito dall'incontro. In realtà subito dopo hanno cominciato a circolare i vari nomi e ne daremo doverosamente conto nel corso del giornale. Ma l'incontro è andato bene o non è andato bene? Secondo appunto la valutazione del PD, positivamente. Un po' meno, molto meno anzi, secondo le reazioni che vengono attribuite al PDL. Ma quello che è sicuro è che ci saranno altri incontri tra Bersani e Berlusconi, o comunque tra i vertici del PD e del PDL, ma anche tra PD e le altre forze, compreso il Movimento 5 Stelle, perché appunto il Partito Democratico, che è quello che ha il massimo pacchetto
di voti per l'elezione del Presidente della Repubblica, il PD si prende diciamo, la responsabilità della ricerca di una soluzione il più possibile condivisa. Ma qui entra l'altro argomento della giornata. Il Movimento 5 Stelle appare sempre più su una rotta di collisione rispetto ai partiti tradizionali. Perché? Primo, perché vuole fortemente che siano subito operative le commissioni parlamentari, il Movimento 5 Stelle. Anche oggi ha avanzato fortemente la richiesta, ma in realtà i partiti principali non sono favorevoli a questa ipotesi e le commissioni non si sono formate. Del resto le commissioni parlamentari si possono formare soltanto se tutti i gruppi parlamentari indicano i loro partecipanti, e su questo si è arenata l'aspettativa dei grillini. Tant'è che lo stesso Beppe Grillo, in un durissimo commento sul suo blog, parla di golpe contro la democrazia, e in questo momento è in corso sia alla Camera sia al Senato l'occupazione simbolica dell'Aula da parte degli eletti del Movimento 5 Stelle. Questo è quello che succede sotto il cielo della politica, ma sotto il cielo d'Italia, ancora una volta, i dati si incaricano di ricordare a eletti ed elettori che la situazione è sempre più difficile. L'area della povertà riguarda, secondo gli studi europei, della Banca Centrale Europea, un sesto della nostra popolazione. Non solo, ma in generale. Nello scorso anno il reddito disponibile delle famiglie, cioè quella parte del reddito che non serve a coprire le spese, mutui, tutto questo, ma che si può usare per spendere o per risparmiare, è diminuito del 4,8% rispetto all'anno precedente. Sono i dati della realtà, sono i dati pesanti di una realtà che cerchiamo di raccontare giorno dopo giorno, e la prospettiva che non ci sia governo per un mese e mezzo, secondo di quanto durerà l'elezione del Presidente della Repubblica, non è certo di quelle che possono rassicurarci. Ci vuole la sterzata, lo dicono tutti, non bisogna perdere tempo, lo dicono tutti, però il dato di fatto è che il tempo si perde. Ci sono altri fatti, dalla cronaca ma anche a livello internazionale. Parleremo anche, in fondo al giornale, di questa minaccia terribile della Corea. Da prendere sul serio oppure no? Perché questo è l'interrogativo che pesa, grava sui governi di tutto il mondo e soprattutto principalmente su quello degli Stati Uniti. Poco fa la Corte Costituzionale ha deciso che la legge famosa che ripristinava in realtà l'operatività dell'Ilva a Taranto non viola la Costituzione, quindi l'eccezione che è stata il conflitto di attribuzione che è stato, come si sa, sollevato dalla procura, dai magistrati di Taranto, è stato respinto dalla Consulta. E la scelta del governo Monti, ovviamente controfirmata dal capo dello Stato, era legittima a livello costituzionale. L'ultimissima notizia.